Cosa siete qua? As, aiuto. Adesso è. Buongiorno. 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 Senta, sono l'ispettore della banca. Sono venuto qui per notificarle che entro mezzanotte deve pagare il suo debito di 200.000 euro o se no sarà arrestato e ovviamente sarà sequestrato tutto e oltretutto dovrà pagare le varie multe. Entro stasera deve essere o paga il debito o se no deve andare via. Va bene. Quindi veda un po' lei o paga. Sto già pensando a qualcosa. Vedrò di fare quel che riesco. Io a mezzanotte ritornerò per controllare se lei è ancora qui o è andato via. Quindi, ok, veda lei. Va bene. Ci vediamo a mezzanotte. Spererei di no. Ne spererei anch'io. Arrivederci. Arrivederci. Io vergine. Qua forse sono meglio. Meglio se siamo qui di trasporti qua. Autotrasporti. Qua vi invia tutto. Ed eccoci qui con la seconda parte della 25esima puntata. Adesso qui stiamo ultimando le imballature, molti balloni li abbiamo già portati a casa senza, diciamo, andare a utilizzare il rimorchio. Eravamo qui vicino con il caricatore, con le forche, abbiamo portato a casa tutto quanto. Ultima passata e dopo abbiamo finito, dopo bisognerà riconcimare questo campo per poi futuri sfalciamenti. Devono ancora arrivare, cosa che sei qua adesso, mamma mia. Pronto? C'è nessuno? Pronto? No. Adesso sono morti tutti qua. Pronto? Pronto? Oh. Marco. Pronto? Mi senti tu? Sì. Chi parla? Guarda che ho una roba a farti vedere qua a casa. Ma chi parla? Chi parla? Giovanni. Ah, Giovanni, no. Dimmi tutto, una roba fammi vedere. Guarda, 5 minuti. Questa è una roba interessante. Ah, anche a portarmi due skate. Qua, ma tanti pochi skate ho portato. Un po' tanti? Tanti. Portate via tutto il conto. Porco cane, tutto il conto. Vabbè ragazzi, allora andiamo a vedere cosa dice Giovanni. Se riusciamo a recuperare il 5%, vabbè, ci vediamo dopo. 5% a completare l'ultima balla, no, non che non questa di erba sul campo, che pareva. Allora qua un pezzettino. Vabbè ragazzi, adesso vediamo se riusciamo a completare. Bisognerebbe andare a falciare un 2-3 punti che non sono stati falciati qua, perché quindi qua è impossibile andare a recuperare queste. Un pezzettino lì. Qui ce n'è uno. Dai migrato, allora falcia che tagliamo. Ah, c'è qua, vieni qua. Oh bene. Un pezzettino, ma un posto vuoto. Ottimo. Spegniamo tutto. Tiriamo sul pick up. Vabbè, andiamo da Giovanni, vediamo cosa da farci vedere, cosa da mostrarci. Vorrà vendermi un JJ, ma penso che non prendo mica JJ, ma dai che ti piacciono tanto. No, dai. No. Sotto. No. Beh, andiamo.
Oh, tanto qua potete ammirare dei balloni stoccati. Aspetta, perché ci stiamo mettendo tutto su questa tettoia qua? Ma avvia in piena prima del previsto. Mi conviene metterla sotto un altro tettoia. Orco can, aspetta che rientro qua, che se pulizia. Guarda ti, porta aperta, tutto aperto in strada, eh. Neanche robe da fare. Vabbè, sarà andata da Energina a fare un controllo. Bene, andiamo da Ioanni, vediamo cosa ha da dirci, cosa ha da farci vedere. Che se no qua, aspetta che rallentiamo un attimino, se che zero muaio del fumo polvere sui panni dopo, chi sa che la sente. Bene, siamo arrivati, adesso vediamo dove è Ioanni. Arriva. Oh Ioanni, oh. Ehi, allora qua, dimmi tutto. Volevo vendere sti all'ama silo, il rimorchio e anche la seminatrice. So se ti interessava. Sì, potrebbe interessarmi, sarebbe niente mai come robetta, eh. Anche perché il rimorchio mi serve abbastanza spesso, seminatrice so senza e... Che sono tutte quante 5 ore, eh? Ho visto, sì, ho visto. Seminatrice, qua la masilo funziona ancora? Bene, beh, sono nuovo questo qua. Sì, praticamente sì. Sì, dai. Voglio caricarti sul coso, sul rimorchio, voglio caricare. Ah, sennò aggancio davanti il trattore, dai. No. Se che se problemi di fare ad alzarla praticamente. Adesso voglio provare, aspetta un secondo che provo. Ma come mai qua te vendi tutto, vetto via e ora? Sì, io scampo via, a posto. Ma cosa spedivo via tutto quanto, guarda. Adesso solo il telescopico e il furgone. Vedo telescopico qua, mando via anche quello. Spariu tutto qua. Fatto netto. Tira via. Sì, netto. Tutti i mezzi qua dentro, va tutto. Spariu tutto. Vuoto. Qua. Vuoto tutto. Anche Romualdo te che cosa spedivo visto? Sì. Adesso un altro posto devo gestire l'arrivo. Bene. Ma ciao, scusami, curiosità, no, per quanti schesi che ti manca per i debiti qua che te che 200.000 e passa. Ciao, ma sì, che sto pacchetto da tre si qua fermo 25.000 se tu. Sì, dai, va bene, tra rimorchio questo e quello. Ma c'è anche scontato. Sì, dai. No, come energia. Ma ciao, ascolta qua, dato che te via, magari che per caso, no, se che è caro, magari a Sarla uno, come dire, un po' più fidato, perché sennò che fine fa tutta questa roba qua? Vendo. Sì, ha vinto, ma se non te fa nessuno ti compra, va sequestra tutto. In teoria sì, va all'asta dopo. Ma all'asta dopo non c'è più pischei, c'è più multe, roba di mestieri. Sì. Se te la comprassi mi oggi sai che te è anche un operaio. Anche perché è incluso insieme con l'azienda. Oggi sì, stesso, sì. Oggi stesso. Te andaria bene. Va bene. Sai che sei un po' chi, che sei un qualche campito dopo. Anche bene. Ti dico. Bene. Vabbè. Allora dai, intanto te pago qua sti 2-3 attrezzi, 2-3 mesi qua. Dopo che mai vengo verso sera, femo qualche bisogno di sì, vai in banca. Verso sera qua, quando che devo andare via. Io che vai in banca qua, un attimo qua. Su, vediamo tutto quanto il corso di skate, i campi e via. Bene. Vabbè dai, sposta mani tue, che tacco. Aspetta che provo a caricarla, dai. Sperando non mi casche. Vabbè. Okay, fatto un po' di affari ragazzi qua.
così aiutiamo anche Ioanni, perché se ha un po' sti debiti da pagare, che dopo non riesce a pagare questo e quello, piuttosto che venga sequestrato, che venga dato all'asta, che compra chissà chi, magari compra uno che fa concorrenza. Perché veniva? Ah, comunque più attacca il rimorchio, sì, e sì, devi avanti un poco, che dopo ti ammonto su. Ah, che sei in bilico, ma ho notato. Notato che sei un carico un po' precario. Boom, boom, boom. Vai, carica. Aspetta qua l'inversore. Siamo, tutto a posto, bene. Dico tutto. Boom. E niente, dai, dopo te fa arrivare il bonifico e così siamo a posto. Tanto finché guido per strada col telefono, con l'applicazione della banca. Per strada col telefono in mano. Fuori va, no no, ma uso il servo. Cos'è il servo? Sì, mi ha parcheggiato. Cos'è il servo qua sapano e ti dici ciao, fammi questo, fammi quello, lui sì signore padrone, e ti fa tutto quello che ti serve. Ma non sei un mio amico, chiama gente, se nuove tecnologie. Io invece di fare tante manovre, no, ma mi volevo farmi un fiare retromarcia per vedere anche quanto ti fai tutto quanto giro, ti vedi che girai stai sorella. No, beh, ma mi volevo fare una cianta retromarcia per fare, perché Giovanni Bioc fa una cianta grande son con i fans, no, fare vedere e retromarcia con i rallati. Va bene, boom, ci vediamo dopo allora. Bene, ci vediamo. Ci vediamo, aspetta che cambio un po' di gambe. Ecco qua. Aspetta, andiamo via più pianeto, che non perdo tutto il carico per strada, perché sennò dopo si è. Tocca fare un po' così. Bene, dai che andiamo. Nel frattempo qua ci mettiamo, facciamo il bonifico. Ci vediamo, ciao. Ok, arrivati anche a casa con tutto il carico sano e salvo, ho dovuto fare una inchiodata. Perdi a porta. Dimmi, aspetta un porta. Secondo. Aspetta un dai, secondo. Perdi che no. Aspetta. Ah, dimmi. A casa arrivare ancora vacca, cioè siamo a 20 vacca adesso, quindi. Ah, se arriva il camion, bene bene, finché che sia ero posto. Via. Era, dopo diamo da mangiare e vediamo se sì, sono tutte sane, tutto a posto. Se roba di Ioanni sta qua, sì? Sì, 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 adesso bisogna fare un posto, bisogna che scarichiamo adesso. Dai, tira, picca forche bancai e scarichiamo, intanto mi giro sul piazzale qua. Se che non tira basso le colonne, mi raccomando, eh. Ora al lato, po'. Ecco, dai, fasboro. Là. Mettete a scaricare la. Guarda che cambio qua la roba. Vabbè ragazzi, scarichiamo rimorchio e dopo mettiamo via i vari attrezzi e vediamo poi di sistemare un po' le vacche. Volevo farvi vedere come vuol dire scarica gli attrezzi nuovi, diciamo nuovi, gli attrezzi appena acquistati. Ci ho visto che non prendi un pianale ribassato. Questo è ciò che adesso vediamo. Dai, almeno la lama per l'insilato, per piacere, che non venga tutta ammaccata. Ho dentro. Allora, finché non è appoggiata al suolo non è sicura. E rischi anche di andando in giro, guarda, se te capocchi. Come che rido. Ok, appoggiata al suolo, insomma, dai, un po' in maniera un po' diversa da quello che sarebbe il quotidiano e normale appoggio per terra. Bene, vediamo di mettere via rimorchio sotto la tettoia. E ecco, brinca a gorna. Dicevi di me? Ho brinca a gorna. Poi ci sarà che tiremo via tutte le corne del capanon qua. Dai che andiamo. Ok, nostre vacche, guarda che
Beh, quelle nuove sono 20 vacche. Per farle e mezzo, ci aspetta. 20 vacche, se un bel numero. Arco? Sistemiamo. Arco? Abbiamo quasi finito. Cosa sì? Vacche devi guardare, vacche a quattro gambe. Guarda che sei in ritardo, devi andare come via. In ritardo, si sa. Porca vacca, se sai. Dai, curi. Via, Sara Canceo. Sara tutto. No, Sara Canceo. Sara Canceo. Quanti tasti chiamo qua? 80 tasti. Sara Canceo, sta dentro. Dentro mio, no. Sara, protezione, aspetta, metti il buchetto, codice, password, attiva vacca, elettrificazione. Non c'è a bagnare le gambe. Bene, dai, va avanti con la reazione mista. Che qua mi pare che smisce abbia bisogno di un po' di insillato. Manca poco, penso. Allora, mi serve un mezzo per andare. Adesso mi avvia una macchina qua. Anche se frugonsino là, vicino a casa. Se si è accatrapato, ecco, bravo, bravo, che c'è la macchina di VD, tanto non che sei. Mettiamo in moto. Bene, andai in moto, vai in moto al momento. Dopo miracolo. Non so se arriviamo vivi, perché qua senti che razza è macchina. Perché cambiamo marcia, facciamo i fari che se scuro e via. Boh, durissima essa, quasi arrivati, sì, bene. Soldi in tasca, tutto pronto. Dove sei andato adesso? Dove sei? Chi sei che suona qua? Dove sei andato, l'uomo? Guarda uno che apprezza tutta la roba. È uscito! Qua! Guarda, vedendo da Ezeca. Ok, bene, si è fermato la macchina. Allora, ci sono 10.000 euro in picco. Dai, su una cianta, un strisetto. Come sistemi tiro? Buonasera. Buonasera. Te che c'avi il cancetto qui che va a scuola. Aspetta un secondo che se devo controllare una roba, se è tutto quanto a posto. Sara a porta che vi entro freddo. Sì, buono a posto. Aspetta che Sara a porta. Che vi entro freddo. Allora, o che viene fuori al caldo. Sì, bene. Bene, così. Siamo qua, allora deciso. Sì, 200.000. Allora, 200.000 euro e... Che sei due campi, che sei il 21 e il 27. Ok, bene, aspetta che guardo sul telefono qua. Catri 21 e 27, oro. E che altri cosa vendui ad altri? Per ripagarti un po' di tutte le spese... Sì. E anche le vacche, sì, e pecore qua? Sì, pecore se qua da derivare. Ha messo il recinto, cioè se è pronto per non sì, te bestie. Sì, c'è un recinto che da mangiatoie qua, il coso. Non so da che sia il... E qua anche sì, il coso dei pallet, dovrebbe essere questo. Ah, sì, vediamo, sì. Pallet di lana. Beh, comunque ti viene dentro e tutto. Bene. Va bene. Cancello, che sennò vengono tre mosche. Chiudi che passa aria, sennò vengono tre mosche. Va bene, fermo sto accordo, dai. Firmiamo le carte. Sai che sarà con un operaio, adesso non so quando venirà a ticcatarte. Va bene, adesso con tutti questi campi, sicuramente... questa roba da fare o tu è su. Ciao qua Romualdo a casa tutto pararia qua, vale mudandoni, roba aria. Ma boh, guarda. Stavare io, a casa qua le quattro strasse e quei sbusai da buttare via forse. Ah, sicuro. Vabbè, dai. Magari qui in fumegai. Ben. Vabbè dai, se pusemo dove che sti fogli. Vieni parte qua. Prima. Guarda la strada che abbiamo fatto qua. Vai qua sul cofano del trattore e fermo. Ok, a posto. Adesso qua entro mezzanotte dovrei arrivarti tutti i soldi, bonifico, e a me dopo dovrei arrivarmi la notifica di acquisto terreni, cambio di proprietà e insomma tutto il resto. Aspetta un secondo che qua c'è qualcosa che suona dentro. Cosa si? Aspetta che sposta la macchina, che sennò che intriga.
Oh, guardi qua, sono arrivato, sono arrivato. Boom, boom, veloce sto. No, 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 se mia è mia roba mia, questa sta qui dei che altri che ho comprato altra ecco, roba. Ecco, ora sei dei che altri, beh. Hai tutti gli altri. Intanto, beh, non lo farò un giro a pagare dopo. Vabbè dai, se dopo vediamo... Dopo veniamo a salutare in azienda, eh? Ah, te vieni a fare un salto? Oh, vieni a fare un salto a controllare se quello che ho venduto sono ancora sano. Ok, sì, sì, va bene, va bene. Vedremo se... Vabbè dai. Vabbè Giovanni, buona fortuna per resto e se non ti passi dopo ci vedremo in futuro, grazie di tutto e ci vediamo. Mi vado avanti che ormai sei 7:30, sono andato a mangiare. Lo che fai anche il bonifico qua, dopo qua adesso fa casa però perché qua c'è tanti schei, non vorrei mai dopo l'uomo qua sappa, sbaglia e dopo finiamo su un albero come adesso. Oh dai che andiamo qua. Oh, finalmente è arrivato anche oggi l'ora di andare a casa, madonna la fame che non ci vedo più. Andiamo a casa, che anche oggi è finita la giornata di lavoro, ho guadagnato anche che metà basta. Non c'è che qua, sterzo, bisogna regolare lo sterzo qua. Madonna, guarda che sei qua Giovanni, porco cane. Non si può mai andare a casa come Marco l'altra volta, porca vacca. Buongiorno, buonanotte. Buonasera. Buonanotte, sì. Buonanotte, sì. Io starei andando a casa, sarebbe orario da arrivare questo. Se devo portare skate. Allora, qua allora orario 24 ore su 24. Beh, dai, mi dica. Sono venuto per pagare quello che manca. I 200.000 euro? Sì. Oh, bene. Dovrebbe esserci ancora Biuro ed andiamo da lui perché lui è il segretario e tutto. Comunque avrei già chiamato la i carabinieri. Sì, e vengono lo stesso a fare un controllo a mezzanotte mi sembra. Quindi ti conviene sgomberare entro mezzanotte. Lascia che faccia che sto già sgomberando io. Bom bom, perfetto, perfetto. Bom, allora Biuro! Ok, guarda che ci sono i 200.000 euro che mancavano di anni. Ecco qua. Bom, perfetto, fa una firma, do tre, quanti che ne vuoi. Bom. Bom, perfetto. Posto. Bom, grazie, anche se dovrei tirarti anche un copeotto per il ritardo, però va bene, dai. I se rivai, non sta lamentando. I se rivai, però vabbè, con un po' di mesi di ritardo, però vabbè. Ascolta, adesso io vado a casa, ci vediamo e a mai più, ciao. Ci vediamo a mai più proprio. Sì. Vedi bullire qua, questo qua sarà tutto uno spazio dedicato a animali e tipo pecore e cose così. Non male. Tutto, bello, tutto quanto qua vicino così va meglio anche dargli da bere. Sì. Qua abbiamo dei silos di stoccaggio come quelli che abbiamo in fabbrica. Praticamente è come avere una seconda farm. Marco? Oh, ma chi c'è che arriva in maniera qua? Cossoneria messicana che era orco, che roba si chiama? Orco capo, sì, cossoneria messicana. La sirena messicana. Buonasera. Ma voi chi siete? Lui è un immigrato, può pure arrestarlo. Operaio, grazie. Ok, lo portiamo subito direttamente in centrale e buttiamo la chiave. Ottimo, no, con calma, sono appena arrivato, buttiamo direttamente la chiave. Lei è straniero, deve andare diritto in carcere e facciamo direttamente un arresto che lei non potrà uscire più dalla sua cella per i prossimi 100.000 anni. Ah, ma tanto paga Marco se vuole. Allora, comunque no, dai, parte di scherzi. Sono qui, ho comprato questa azienda qua e sono nuovo proprietario. Cos'è? Le dispiace se mi fa vedere le carte per cortesia? Vado a prenderle che le ho lasciate sul pick up qua, sulla macchina, su questa sottospecie di non so cosa. Dove si chiese qua adesso? Ma magari. Ah, eri qua sul dadrio qua. Bene. Lei, signore mio, ecco qua. Clandestino, è pregato di allontanarsi dalla mia macchina. Va bene, però gentilmente può spegnere il lampeggiante perché mi fanno un male gli occhi. No, sta spegnendo. No. Ecco qui le carte.
Oh, bene, grazie. Ecco qua le carte. Ok, grazie un attimo, controllo. Comunque stia attento perché qua sto immigrato qua sta dando occhiate alla signorina che ha sul sedile dietro, Marco, guarda che sono qua. Tanto la signorina è un signorino, quindi. Ok. Bravo, te guardi sempre i signorini te, furbetto. Guarda che eri tu che stavi dando attenzioni illecite. Io no. Sì, signor F. Marco, ecco le carte, sono tutte in regola. Ottimo, ottimo. Quindi presuppongo che il tizio che abitava qui non... Ma è andato via. È andato via in un'altra parte. È andato via, so che lei ha saldato il debito del precedente proprietario. Sì, esattamente, esattamente. Cioè, le ho comprato praticamente tutta questa azienda. Abbiamo deciso piuttosto che venga maritata all'asta, chissà chi, almeno lui aveva, diciamo, era più sicuro e sarebbe stata trattata bene, quindi allora ha consentito l'offerta che gli ho fatto. Tra l'altro era un'offerta che andava quasi a colmare del tutto i debiti che aveva accumulato, perciò abbiamo risolto tutti comunque, i problemi. A parte che il signore che c'era prima dovrà comunque rispondere di falso e di altre accuse. Se lo dovesse sentire, per cortesia contatta la centrale che è ricercato. Sì, mi so che è andato via sicuramente oltre confine, quindi sicuramente non sta qua in zona. Prima o poi dovrà ritornare. Bene, bene. E quando ritornerà sono cavoli suoi. Ecco. Va bene, la saluto, la lascio andare così. Arrivederci, buon lavoro e mi raccomando, registra subito l'emigrato che entro 60 giorni o se no lo porterò via con me. Ok, forse vedrò di fare di tutto per dimenticarmi di registrarlo in modo che lei lo porti via. Ma hai detto che l'avevi già fatto. Entro 60 porterò direttamente ad Alcatraz e sarà lì per sempre, quindi. Bene. Ottimo. Finalmente delle buone notizie. Sì, sta calmo però, tranquillo. Arrivederci, intanto qua proseguo qua l'ispezione un attimo, giusto per vedere se è tutto a posto qua. Ma che bello, tutto a posto. Luce tutto qua, ma non la che luce. Bene, bene, bene. Funziona la luce qua dentro il capanò. Ah, gli occhi. Un po' di luce, finalmente. La tua luce, massa luce. Siamo lui venga qua, no? Guarda, te no, toglia. No, dai, va che te. Qua siamo a posto, quasi mudandoni di Giovanni e bikini di Romualda. Ben ben. Quindi sei anche da spussa ancora da gasolio. Sì, ti va a nasare le sue ciabe no, della gente. Ma, no, mai. Vabbè ragazzi, no, allora direi che anche per questa puntata è tutto. Finalmente abbiamo ristabilito l'ordine qui, quel del Polski, siamo ritornati al comando dopo la fuga dal brasiliero e adesso si tratterà di fare un po' di soldi. Adesso abbiamo due farm, abbiamo solamente 190.000 euro, quindi bisognerà pompare assolutamente il biogas per poter vendere il più possibile, investire anche un po' su con qualche animale e qua mi ha lasciato qualche fusto di olio, gasolio qua. Bene, bene, bene. Vabbè ragazzi, tenetevi prontissimi per le prossime puntate, per d'ora in avanti ci saranno acquisti. Adesso deve ancora arrivare la notifica di campi acquistati, come potete vedere il 21 e 27 devono essere diciamo ancora acquistati. Appena arriverà la notifica andremo subito a Trebbiali, perché dovrebbero essere campi di soia, quindi anche un certo valore. Con che Trebbia non lo so, però so solo che sicuramente lo vedremo nella prossima puntata. Tanto vuol dire cerca di scappare, ma non ha capito niente. No, dai, molta veloce. Fame. Bene, ciao a tutti e alla prossima. Ciao ciao.